Buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro nuovo video. Questa mattina avrei dovuto fare il video per il decespugliatore, per farvi vedere il decespugliatore dell'Ego Power. Purtroppo sia il meteo sia la mia voce, come sentite, ho una bruttissima laringite che anzi sta passando, non mi permetterà di fare questo video. Quindi lascio la parola a Calogero e noi ci vediamo alla prossima. Come avete visto, i piani sono saltati. La recensione del decespugliatore Ego arriverà sicuramente nei prossimi video. In questo video io vi volevo parlare della commercializzazione dei prodotti agricoli. La commercializzazione dei prodotti agricoli è un mondo abbastanza strano. Lo stesso prodotto può essere venduto da un produttore a 15 centesimi e invece un altro produttore può riuscire a venderlo anche 80-90 centesimi. Si sente parlare spesso del fatto che nella filiera agricola vengono riconosciuti pochi centesimi di euro per il lavoro svolto dall'agricoltore. Questo succede perché generalmente il produttore fa soltanto il produttore, nel senso che si occupa soprattutto di fare degli ottimi prodotti, ma che poi nessuno lo sa. Il prodotto può essere buonissimo, può essere ricco di vitamine e coltivato in maniera naturale, può derivare dalla coltivazione di antiche varietà, può essere fatto trattando bene gli animali, ma se tutto questo il consumatore non lo sa, l'unica variabile sulla quale potrà scegliere è quella del prezzo e anche dell'aspetto estetico. Quindi può succedere che chi lavora male può avere più margini. Supponiamo che io sia un produttore di pesche e sia l'unico produttore nel raggio di 500 km. Non dovrei avere difficoltà nel venderle. Mi basterebbe impegnarmi per produrre delle buone pesche, raccoglierle, portarle al negozio o al banco ad un prezzo accettabile. Ma la realtà oggi non è così. Lo stesso prodotto viene venduto da varie aziende in varietà diverse e c'è molta concorrenza sul prezzo. Quindi la domanda che ci dobbiamo porre è il perché il consumatore deve scegliere il nostro prodotto. Oggi, quindi, per le piccole e medie imprese agricole è importantissimo dedicare del tempo e delle risorse ad aspetti quali la comunicazione, cioè informare il consumatore finale sulle caratteristiche del prodotto e quindi valorizzarlo, ampliare la rete di vendita, ragionare sui propri punti di forza e sviluppare i punti di forza graditi dal mercato. Su tutti questi aspetti farò dei video dedicati. Per quanto riguarda la nostra realtà, Visagri, noi abbiamo iniziato nel 2012 e abbiamo iniziato orientati alla produzione, perché naturalmente non avevamo niente da vendere, avevamo il terreno e del tempo. Quindi abbiamo dedicato del tempo a coltivare e siamo riusciti a produrre. Ci siamo affidati per i primi anni a dei grossi compratori, però fin da subito abbiamo capito che non ci potevamo legare a pochi compratori grossi, ma dovevamo ampliare la nostra rete di vendita e ci siamo dedicati con la stessa attenzione sia ai grossi compratori che al singolo consumatore finale. Poi, con il tempo, abbiamo diversificato le produzioni. Siamo partiti dall'origano e poi abbiamo iniziato a produrre rosmarino, maggiorana, salvia, zafferano. Ad aprile di quest'anno, durante il lockdown, abbiamo aperto il nostro sito e-commerce dove vendiamo i nostri prodotti. E ora che Natale è alle porte, stiamo proponendo i nostri prodotti come regalo di Natale. E a proposito di comunicazione, ora vi faccio vedere i video che stiamo utilizzando per promuoverci.
Per questo video è tutto, spero che sia stato interessante sia per chi vuole iniziare ad aprire un'azienda agricola sia per chi ha già un'azienda agricola e vuole migliorare il proprio posizionamento. Comunque faremo altri video al riguardo. Se avete qualche domanda fatele nei commenti, se volete approfondire qualcosa ditemelo nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.